San Giovan Giuseppe della Croce è il santo patrono di Ischia. Il suo nome era Carlo Gaetano Calosirto e nacque il 15 agosto del 1654 in una casetta di Ischia Ponte che oggi è visitabile. La casa dove nacque non era però la dimora della famiglia che, essendo nobile e ricca, viveva sul castello di Ischia. Secondo la tradizione, due sono le notizie. La prima notizia è che la casa paterna dei Calosirto si trovava sul castello d'Ischia. Seconda tradizione, che Carlo Gaetano Calosirto non è nato nella casa paterna, ma è nato in questa casa presso amici di famiglia. Presto Gaetano sentì la vocazione religiosa, frequentò i padri agostiniani e a 15 anni prese i voti, aderendo ai francescani scalzi della riforma di San Pietro d'Alcantara. Come uso tra i religiosi, Gaetano scelse un nuovo nome per la sua nuova vita spirituale, Giovan Giuseppe della Croce, e andò via dall'isola. Nel 1671 fu inviato insieme ad altri frati presso il santuario di Santa Maria Occorrevole a Piedimonte d'Alife per costruire un convento. Divenne sacerdote il 18 settembre 1677. Uomo di straordinaria levatura spirituale, San Giovan Giuseppe della Croce era rigoroso nel suo voto di povertà. La sua veste era logora. Per tutta la vita ne ebbe solo una e con mille rappezzi. Questo gli fece affibbiare il nomignolo affettuoso di santo dalle 100 pezze. Quando passava per Napoli, aveva questo vestito 100 pezze, quindi immaginiamo pure con delle macchie, con degli strappi. E c'è una volta un signore, un nobile napoletano, che lo riprese a male parole. È vero che tu sei un monaco che godi della fama di santo, però ricordati che tu appartieni a una famiglia nobile, che tu in questo modo degradi la nobiltà napoletana, non puoi andare vestito per la città con tutte queste pezze. San Giovan Giuseppe lo guardò e vide questo nobile tutto imbettito, pieno di merletti, medaglie, dappertutto decorazioni. Lo guardò e disse: amico mio, tu tieni le medaglie della vita civile e tengo le medaglie della vita religiosa. Per me queste pezze sono tante medaglie per il paradiso. Fu molto amato dai napoletani, essendo sempre molto vicino alla gente, gran comunicatore e molto generoso nel dare conforto ai bisognosi. Fu autore di numerosi miracoli, tra cui quello celebre della resurrezione del marchesino Gennaro Spada. Giovan Giuseppe della Croce morì in età avanzata nel convento di Santa Lucia al Monte il 5 marzo 1734, beatificato da Papa Pio VI il 24 maggio 1789. Fu poi elevato agli onori degli altari come santo il 26 maggio 1839. Le spoglie del santo per centinaia di anni sono state conservate nel convento dove morì a Napoli. Poi il 30 settembre 2023 sono state traslate presso la chiesa di Sant'Antonio da Padova ad Ischia. In occasione dei festeggiamenti che si tengono a marzo e a fine agosto, le spoglie del santo vengono ospitate dalla chiesa dello Spirito Santo di Ischia Ponte. Perché c'è una regola ben precisa dei francescani, di tutti gli ordini religiosi: il santo, i resti che mortali a quella... che appartiene a quella congregazione, o deve stare nella chiesa gestita dai frati o dai preti di quella congregazione, oppure se va in un'altra chiesa i preti, i sacerdoti di quella congregazione devono gestire anche la chiesa. Per cui se va il corpo di San Giovan Giuseppe nella chiesa dello Spirito Santo, deve essere gestita quella chiesa dai francescani, oppure deve stare nella chiesa di Sant'Antonio qua a Ischia, che dove è casa sua. È casa sua.